signori. Evviva la pera angelica e serongarina. Si è conclusa con ottime presenze dei tanti visitatori la 23esima edizione della festa della pera angelica serungarina e del formaggio marchigiano a fior di piano di Colli al Metauro. Una 2 giorni ricca di appuntamenti per celebrare un goloso connubio di 2 eccellenze della valle. Una tradizione che viene tramandata da anni per onorare il frutto estivo gustoso tipico della verde e prospera campagna che circonda l'antico paese medievale della provincia, oltre al rinomato formaggio più amato da Michelangelo Buonarroti e che festeggia quest'anno 22 anni di certificazione DOP. Le 2 manifestazioni che rientrano nel programma Il contadino non far sapere si sono articolate con varie iniziative a partire da un talk show in cui sono state approfondite alcune caratteristiche nutrizionali di gusto con gli abbinamenti gourmet a base di pere e caciotta, per poi partire con una staffetta che ha condotto un gruppo di podisti a fior di piano nella sede del caseificio Val Metauro. Quest'anno indubbiamente un anno inedito per 2 motivi. Uno, perché c'è il nuovo comune, quindi non è più la pera angelica del comune di Serungarina, ma è la pera angelica del comune di Colli al Metauro. E inedita anche perché abbiamo voluto, proprio per favorire questa integrazione tra questi 3 territori, tra le genti che lo abitano, eccetera, abbiamo voluto portare avanti insieme la tradizione della pera angelica con la tradizione del formaggio e della caciotta d'Urbino, che ha il suo stabilimento principale a fior di piano di quello che era il comune di Montemaggiore. Come dire, l'ex comune di Montemaggiore e l'ex comune di Serungarina oggi si gemellano con quella che è una tradizione tipica di un piatto del nostro territorio: formaggio e pere.